Che noi... Ah, oddio siamo mio! Siamo addicted. La vecchiaia. Che cos'era quel botto? Non lo so. Ecco. Ecco, ci abbiamo anche lei. Il fan numero uno. Vieni, Desi. La fan. Ciao, bella. Oh, molto carina, ragazzi. Struscia i capelli. Oh, la coda, intanto la ricca. Che carina, no. Ciao a tutti, noi siamo i The Babes. Siamo tornati, siamo in ritardissimo. Intanto qua sì. Siamo in ritardissimo, ma infatti, ci siamo. Purtroppo questa settimana c'è stato tanto tanto lavoro e quindi non ce l'abbiamo fatta. E abbiamo portato anche un ospite per farci perdonare. Guarda che carina. Allora, oggi faremo una reaction che tutti aspettate, ma sì, tutti aspettate, anche noi aspettiamo, perché... Ne abbiamo aspettato tantissimo prima di sentire questo album. Esatto, perché all'album delle... Little Mix! Yes! LM5! Ehi! Mi è piaciuta, non ci siamo neanche messi d'accordo per dirlo. Noi abbiamo sentito qualche canzone, anzi, prendi lo sta. Qua noi abbiamo sentito esattamente The Cure, perché noi vi parliamo di quelle che sono uscite prima che uscisse l'album, che ovviamente abbiamo sentito. Ovviamente. È stata The Cure, che è la mia preferita. Poi c'è stata Told You So, Joan of Arc e Woman Like Me. E More Than Words che è uscita. No, More Than Words è uscita nello stesso momento in cui ma non l'abbiamo sentita quella. Quella l'abbiamo sentita perché c'è il video che. Ah, giusto, sì. Abbiamo sentito pure, pure realtà... Strip in realtà, perché c'è il video pure sì, in realtà noi abbiamo sentito allora Strip, Joan of Arc, Told You So, More Than Words, The Cure e basta. E Only You ovviamente. Vabbè, Only You ovviamente. Quindi dovremmo sentirla dalla prima, che è The National Anthem. Anthem, neanche Anthem, Anthem. Ah, infatti qua ci dovrà sentire cosa dice. Quindi allora, prima di iniziare comunque, vi invitiamo a iscrivervi al canale, dobbiamo arrivare a 10.000 iscritti ragazzi, dai, ce la possiamo fare! Sì! Entro fine anno ce la faremo? Beh, siamo a 8.200, ce la possiamo... Comunque ragazzi, grazie, perché nel giro di un mese abbiamo fatto tipo 1.000 iscritti. Sì, certo. Cioè, in 28 giorni ci ha scritto 920 iscritti, tipo noi sconvolti, in 28 giorni 900 iscritti. Sì, cioè siamo super felici, quindi grazie mille. Vero, possiamo super felici. Quindi, oltre a questo, mi raccomando, seguiteci anche su Instagram, che sì, piano piano andiamo avanti pure. Vabbè, lì. Oh, non postiamo piano mai una mazza. Esatto. Più che altro è quello il problema, non postiamo mai niente. Infatti, per quello non ci segue nessuno, vero tesoro? Però, grazie. Se fossimo di più, sicuramente posteremmo più cose. Esatto. Poco quindi, ma sicuro. Infatti, quindi, basta. Direi, bando alle ciance. Iniziamo subito. Bene, quindi la prima canzone che sentiremo è The National Anthem. Esatto. Ci ha detto she's a bad bitch. Sì, così poi. Ah, proprio prima frase dell'album. Era pochissimo. Sì. Beh, interessante. È tipo un intro. 23, no, 30 secondi. Esatto, tipo un... Mamma mia, poi quando... Cosa quando... hanno detto? Allora... Mamma mia! Cioè, di base dice comunque di essere fedele. Sì, esatto. Comunque, quando loro fanno sti... gli harmonizing... Mamma mia, io c'ho... Guarda... Sì, è pazzo, quando armonizzano loro sono pazzi, io non ho mai sentito un gruppo armonizzare come loro. No, non esiste. Mai, proprio mai. Sono troppo brave. Bene, poi abbiamo Woman Like Me, sentiremo giusto un pochettino. Perché la conosciamo benissimo. Perché vogliamo cantarla! L'abbiamo stuprata a sufficienza, ecco, Woman Like Me. Non usare queste parole. Vabbè, un po'... per una canzone. I always say what I'm feeling. Come on, get away from my sleep. My mama always say, get your trouble in. And now I wonder would you fall for a woman like me. Like me. Woman like me. Like a woman like me. It's the queen and we don't mix it. No one else are Wallace Curry. Woman like me. Like a woman like me. I made a few mistakes. I regret it now. Come on, get away from my sleep. Ma che volete dire questa canzone? Questa adoriamo.
voto gli diamo a questa Woman Like Me? Ma come fai a dargli un voto? Infatti, 8 e mezzo, dobbiamo essere severi. Ho pensato la stessa cosa. Dobbiamo essere severi. Oh mamma mia. Saremo severi. Dobbiamo essere severissimi, vero? Che è tornata. La Think, oh madonna, Think About Us. Questa non l'abbiamo sentita. Questa però so che sarà il nuovo singolo. L'ho visto tipo su Facebook. Ah, fanno questa? Sì. Beh, vediamo com'è, speriamo bene. Quindi, iniziamo. Cioè, già che parte Perry. Oddio, che carina. Ballano. Harry a me mi fa venire la pelle d'oca. Ma parte? Ora parte? Non si capisce. Oh! Spagnoleggiante questo. Ma questa è bella come singolo però. Mamma mia, oh! Mamma mia, che bella! È bella, eh! Oh no, 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 no! Carina! Carina, cioè, carina! Cioè, se inizia già così l'album! Hai iniziato bene! Sì! Poi già perché mi parte Perry a palla, io Perry, per chi lo sa. Che voto gli diamo? Pure questa uno... Oh, 8! Dio, no, in realtà mi piace come Woman, quindi 8 e mezzo pure. Sì, bravo. Sì, vabbè, più o meno. Comunque quella fascia. Come una questa. Tanto non si vede. La prossima. Oddio. Ecco, la prossima è Strip. Ah, Strip l'abbiamo sentita perché c'è il video. Tra l'altro il video è stupendo. Esatto. Adoriamo sia la canzone che il video. Cioè, quindi la sentiremo. C'ha un messaggio. Love me naked, sexy is where I'm confident. Mañana la noche. Allora, Strip per me bellissimo. 8. No, oddio. Oddio, sono dato 8 e mezzo a Woman Like Me, a Strip per forza gli do un voto uguale o più alto perché mi piace di più. Quindi... A me in realtà quel Think About Us piace forse più di Strip. Attenzione. Attenzione! Aiaia, Strip gli do 8. Woman Like Me. Oddio, ragazzi, non so. No, per adesso Think About Us è quello che mi piace di più, in realtà. Tu non lo so, forse Strip. Per ora Strip, sì. Quindi Strip gli dà di più. 8 e mezzo. Però è perché io a 8 gli avrei dato a Think About Us. Era il contrario. Ok, allora io invece 8 e mezzo a Think About Us e 8 a Strip. Ovviamente, ragazzi, come prima sentita, poi certo. Sono da risentire, ricapire. Perché poi sai, una volta che tu le risenti mille volte, alla fine trovi quella che proprio ti piace e quella che sì, mi piace, però non la sentirei di continuo. Esatto. Quindi, adesso abbiamo Monster in Me. Già il nome. Beh. Monster & Co. Jessie. Quando fa sta voce bassa, mamma mia. Mamma mia, quanto è bassa, mi piace troppo. Oddio, madonna. Ragazzi, pelle d'oca. Mi sta prendendo la pelle d'oca pure a me. A me arrivare la pelle d'oca ce ne vuole. Mamma mia. È stupenda questa cosa che passa da poi pff, e parte proprio. Parte con Perry. Oh, mamma mia. È Jade. Sto anche cercando di capire le parole.
Eccola. È così. Oddio. È amore, però nel senso diverso, cioè non è l'amore, sai, andiamo talmente d'accordo che siamo innamorati. No, è l'amore, da quello che capisco, è l'amore di due che quasi si odiano, ma si amano. Qua parteranno, sono sicura. Oddio. Aspetta, no, devo risentire sto pezzo. Bellissima. Mia, stupenda. Non ho niente da dire. E adesso? Dai, che dopo questa io sono troppo curioso di vedere quello che c'è dopo. Mamma mia, questa è proprio bella. Ma abbiamo Joan of Arc che l'abbiamo già sentita. Sentiamo un pezzettino giusto. Sì, per giusto. I'm myself and sexy. Fanny myself. I'm standing myself. I love me so much. I put my hands on my soul. Patrick. Oh, you are the feminist. Hell yeah, I am. I don't need a man. If I love you, it's cause I can. Drop it down, look at your thighs, yeah, so. It's cause I can. Bellissima. Vabbè, Joan of Arc gli diamo un po'. Oddio, ancora. Joan of Arc 8. 8, sì, 8. Ci sta, 8 ci sta. Adesso abbiamo Love a Girl Right. Sentiamo, baby. Ma questa non l'abbiamo sentita. Oh, baby! Sentiamo pure le parole, Mi verrà vita loro! Stava con uno strunzo. Ma che è Santana? È la canzone di Santana questa. Cioè loro sono le amiche che dicono a lui di trattarla bene. Esatto. Poi con sta chitarra sotto, mamma mia. Vedi? Parla proprio del fatto che sono amiche. Fateci qualche urlone. Esatto. Tranquille. Bello. Attenzione, mamma mia. Wow, carina. Bella, mi è questa. Piaciuta. Non quanto Vabbè. Ah, secondo me Monster in Me, ragazzi, è proprio bella. Finora non penso bella, che troverò niente di simile. Bella, ma non è la nostra preferita, penso. No. Ora c'è American Boy. Chissà. Questa è molto soft. Carina, sì. American Boy. Comunque te la impari subito. Sì, subito. Sì, finta ballo come mi prendi di là. Lienno. Voce, sì, mamma mia. Fa dei vocal veramente. Mamma poi, mia. Finora cioè. Vabbè, tutte e quattro loro hanno ste voci che si sposano perfettamente. Non può levarne una, secondo me. Allora, questa sempre 7.5, sì, come quella di come prima. Toro di Sole abbiamo già sentito, la sentiamo un po'. Un pochino. Be honest, I love feeling girlfriend. Poi in questo momento sembra che la cantano a me questa. Please, never gonna love you like we do. But
effettivamente la cantano a me al contrario, cioè nel senso. I hold you. Come on, so mamma mia! Bella, bella mamma mia. Sì. Io questa pure do 8. 8, sì, bravo, il voto io l'ho dato 8. Io. Wasabi, ragazzi. Wasabi. Guarda, allora, quando ho letto il titolo, ho detto chissà questo, perché comunque abbiamo visto i titoli prima. Non l'abbiamo sentito. Cioè, non potevamo sentire. Wasabi, mi ho detto chissà. Wasabi. Mai sentita una canzone che si chiama Wasabi? Forse parla di... Può essere. Baby? Che ritmo. Attenzione, fermi. Cioè, questa parla della stampa. Del fatto sì, che parlano male. Del fatto che parlano male, che le odiano. E beh, they gonna break up, eh? No? Questo è degli sui haters. Bam! Mamma mia, poi è bella proprio. Like the view. Vai. Mamma mia. Bella. Sempre le stesse cose. Sì, però talmente le cambia che cambia il ritmo. Sì, con le stesse frasi ma col ritmo diverso. Il tuo insomma. Vabbè, cosa. Well, what the hell do you know? Questa bellissima, 9. 9, sì, minimo 9. Poi la devo proprio risentirla sicuramente. A noi abbiamo Murder Horse, ragazzi, noi l'abbiamo già sentita. È una delle mie preferite, forse la mia preferita. Anche se Monster in Me. Quanto è bella sta canzone. Bitch. Andiamo, che stupendo. Mamma mia. Mamma mia. Belle doga, ragazzi. La fotocamera è andata. Ancora. Dai, andiamo avanti. Ah, quindi dove siamo rimasti? Motivate è esplicita. Quindi ci piacciono allora le canzoni esplicite. Sarà molto su buga buga buga. Bunga bunga bum bum. Ok. Mi ripetono, non contente. Pure i versi. Se la puoi sentire nel mento. Esatto. Però dice io that's my baby, no? Un caso. That's my baby. Oh, baby, no. Questa non ho capito. This is why the bitches hate me. No, when he is with me, bitches hate me, penso che sia una cosa. Ah, forse. Comunque, carina. Bella, molto frizzante. Io 8 gli darei a Motivate. Sì, 8, mi piace. Adesso ci abbiamo Notice. Attenzione. Notiamo qualcosa. Notice. Capito? No, serio? È quello che penso? Ha detto del sex in the air. Cioè, quindi vuol dire che lei
Cioè loro vogliono, ma lui non e lui si accorge. Non se ne accorge nemmeno. Perché dice, what's the point of wearing nothing if you never notice? Questo succede, magari dopo un po' che stai insieme a qualcuno da tanto tempo. Beh sì, se ci sta da tanti anni magari. Devi un attimo... Comunque il sound... È bellissimo. Cioè... Mamma mia che bella che è. A me queste canzoni molto passionali, passionali. Comunque in quest'album mai sentirti questi vocals da lei. È bellissima ragazzi. No, poi se il significato che abbiamo capito noi è veramente profondo. Ecco, urla, urla! What I got on for you to take off. Non alla no, Monster in Me, no, perché non allora, per adesso i miei preferiti sono Monster in Me, Wasabi, More Than Words e Notice. Questa è bellissima, stupenda. Decisamente. Stupenda, veramente bellissima. Bene, la prossima è The Cure. Allora, la conosciamo. A me mi ha proprio colpito qualcosa dentro. Oh, che carino. È troppo bello. Bene, sentiamo. When I make it easy, I'll be better on my own, believe me. Sai cosa c'è? La puoi dedicare sia un disastro d'amore, sia un fatto che tu magari stavi male, qualcuno ti faceva stare male e tu a una certa ti ci senti. Sai che c'è? Bellissimo. Questa però, cioè a me piace un sacco, ma non è tra le mie preferite, darei un 8. 8. Io... 10. 10. Sì. 10. Abbiamo Forget You Not. Nuova. E poi abbiamo Woman's World e poi sono finite, sì. Perché Only You la conosciamo. Esatto. Ah, baby. Ma questo sound? Boom! Messo per su Instagram, ma sai che c'ha la fidanzata del ballone. Hanno fatto quel pezzo invece di urlare l'hanno fatto basso, che è bello uguale, cioè così. yeah no questa stupenda, bellissima macchina, esatto. Comunque secondo me, forse sto di una cavolata, ma questa l'ho già sentita, secondo me. Sì, secondo me era quella che aveva messo su Instagram. Perché Perry ne aveva messa una su Instagram che ho adorato e mi sembrava questa, però può essere no, però finora è quella che mi sembra più. Questa mi piace un sacco, 9 e mezzo. Io 9, sì. Volentieri, 9. Io 9. Ora abbiamo Woman's World. L'ultima, ragazzi. Woman's World. Attenzione. Questo è pure pesante, secondo me. Wow. Mazza. Charlie. Senti qua. Questa canzone è stupenda. Mamma mia, Perry qua. Eccola Perry. Ecco, non è lei. Si sta preparando.
affatto. Mamma mia! Ah, devo risentirla. Mamma mia. Mamma mia. Best vocals ever by Perry, cioè. Oh, ma sta cosa è commuove. Oh. Poi il messaggio è stupendo. Mamma vabbè, mia. Pure Winston in mezzo. Mamma mia. Wow, cioè sono... l'album si chiude con una delle canzoni più belle in generale, secondo sono me. Sono completamente estasiata. A parte il messaggio di questa canzone è stupendo. Comunque 9 minimo. Pure 10. Non so se cioè i Vocals di Perry io li aspettavo da qua a fine album, ma ha fatti tutti la fine. Intanto perché te voleva proprio ti voleva lasciare con la bocca aperta. No, io non so, cioè non so neanche cosa quale scegliere, cioè penso che la, oh no, io quando ho sentito Monster in Me penso sia la mia preferita, però pure questa è bellissima. Vero. Poi, io The Cure, perché ve l'ho detto, sono affezionato, non lo so. Ma pure Notice. Sì, cioè, Wasabi, vogliamo parlare. Io non saprei che classifica fare, guarda. Comunque, l'album per me, penso è pure 10, per te, 10. Cioè, 10. È il migliore che hanno fatto. Forse le che non mi hanno troppo entusiasmato sono Love Girl Right e American Boy. Esatto, ma il resto altre... sono tutte belle. Cioè, non è che non sono belle American Boy, però quelle sono un po' più... Pure Think About Us. È bella. Oh, you think about us. Esatto. Belle, mamma mia. We'll be right back.